Ciao, in questo video ti spiegherò l'esercizio numero 10 del mio metodo ebook Easy Slap. Qui in descrizione troverai il link per dare un'occhiata, vedere delle pagine di preview oppure vedere altri video o ascoltare tutti gli esercizi audio che metto a disposizione già sul mio sito. In questo video lavoreremo sulle ghost note ritmiche e sull'emmeron. Allora, partiamo con Sol, tasto 3, corda di Mi, Ghost, La, Ghost. Quindi andiamo ad alternare una nota ad una nota fatta come Ghost. Qui sta alla sensibilità della mano sinistra il fatto di far uscire una nota oppure far uscire una Ghost. Non deve influenzare la destra. La destra colpisce come se facesse due Sol. Deve essere la mano sinistra che lo controlla. Quindi partiamo Sol, Ghost, La, Ghost, Sol, La, Do. Il Sol La viene fatto con un hammer e poi battiamo un Do al tasto 3, corda di La. Qua dobbiamo spostare la mano sulla nota Re a inizio battuta dopo, che dobbiamo colpire ad inizio battuta dopo. Utilizziamo due ghost mentre spostiamo la mano. Noi abbiamo fatto Sol, La, Do, un ghost, e mi ritrovo la mano con il dito 1 sulla nota Re, corda di La, tasto 5, e faccio la stessa diteggiatura che avevo fatto sul Sol, quindi Re, ghost, Mi, ghost, Re, Mi, Sol. Poi devo ritornare giù per ripartire. Utilizzerò le ultime due ghost che vedi nella trascrizione, un pa, e poi riparto. Proviamo a farlo lento. Sol, La, Sol, La, Do, un ta, Re. Un. Attenzione che queste due ghost ritmicamente sono diverse dalle prime due. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Dai un'occhiata ai miei lavori. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, Carlo.